Shabby Chic. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, oggi voglio far vedere tutte le cose che ho comprato a Lidl, perché se avete visto dal videovlog che vi ho fatto, sono stata a Lidl. In verità vi ho fatto sia un videovlog sul mio secondo canale, dove vi ho fatto vedere proprio tutti i must have Lidl che abbiamo fatto, e poi vi ho fatto anche in uno dei miei soliti vlog qua su questo canale, vi avevo fatto vedere che ero stata a Lidl per comprare delle cosine perché c'era un'offerta di cose, una promozione di cose shabby chic, quindi per la casa. Quindi sono stata là, ho approfittato, ho dato uno sguardo anche un po' ai cosmetici. Per quanto riguarda invece le cose di cibo, potete guardare il video che vi ho fatto la settimana scorsa con mia sorella, dove abbiamo mostrato tutte le cose che noi abbiamo comprato a Lidl, quindi la nostra spesa di shopping bio tra virgolette. Comunque, come al solito, vi lascio tutti i link utili nel box informazioni. Perdonate il mio aspetto perché è l'una di notte, è un po' tardi, però avevo troppa voglia di farvi questo video per farvi vedere queste cose, perché sono troppo felice di averle trovate. Quindi adesso ve le faccio vedere tutte, ci facciamo qualche chiacchieratina. Tengo anche gli scontrini, perché per trovare queste cose sono stata a due Lidl differenti, ho speso un bel po' di soldini, però ho comprato tante cose e ogni cosina costava poco. Poi tutte queste cosine che costano poco, messe assieme, si sa, diventano tante. Vi faccio vedere prima le cose shabby chic e poi i cosmetici. Ho trovato anche cosine di trucco, vi faccio vedere tutto adesso. Queste cose che sono tipo delle cose che si appendono, decorazioni, pensili. Adesso le apro così ve le faccio vedere. Queste cose qua costavano, fatemi controllare, comunque costavano tutte sui tipo sui 4 euro. Fuori, sì, 3,99 costano. Quindi è stato un affare, tra virgolette. Sono uscite questi due. Io sono troppo fissata con queste robe che si appendono, sono proprio patita. Stile shabby chic, veramente non potevo non comprare queste cose, ragazzi. Guardate che carine, sono troppo belle. Spero che si vedano, sì, si vedono. Allora, una è a fiorellino e porta in mezzo praticamente proprio il fiore di stoffa, e un'altra invece a farfallina. Sono troppo carine queste, da appenderle tipo vicino a una porta, vicino a un armadio, ma anche perché no, vicino al muro. Poi non so, datemi voi dei consigli, ormai avete visto anche i miei video home tour, cucina tour, quindi sapete la mia casa, datemi dei consigli di dove appenderle. Io faccio sempre così, compro, poi dopo non so dove mettere, infatti chiedo a mia mamma, a mia sorella, ma dove lo posso mettere? Questo che invece è un cuore. Questo è fatto a cuore, sempre 3,99, ed è sempre una roba che si appende, è fatto così. Anche questo è composto da due parti, ragazze, questo è adorabile. Poi io cuori, io impazzisco per i cuori. O così c'è uno grande e uno piccolino. Questo piccolino è proprio carino, porta anche una perlina qua. E questo grande è così, proprio bello. E questi sono bellissimi, veramente. Questo lo metterei tipo vicino a un armadio, anche già vicino all'armadio c'è un sacco di roba appesa, vicino a una porta. Però questo qua secondo me è sprecato, andrebbe più appeso anche vicino al muro, non lo so, datemi un consiglio, comunque sono proprio carini. Ando, ho preso queste cornici portafoto che le ho pagate 4,99, quindi quello 3,99, questo 4,99. È fatto da due cornici, qua ci sono, lui ha messo uno nel cagnolino e uno nel gattino. Questa è fatta, queste secondo me sono le più belle di tutto, perché sono proprio super shabby. Oh, oddio ragazzi, stava per rompere. Sono super shabby, infatti è bianco con un po' consumato, vedete qua, e con questi fiocchetti. Una è fatta così, una è così, cioè 4,99 tutte e due. Secondo me è un buon prezzo. Infatti vi dico la verità, tante cose che c'erano nel catalogo non le ho trovate, perché sono andate proprio a ruba. Fatemi sapere voi se avete trovato qualcosa. Purtroppo sono proprio di legno, sembrano, sono proprio buone. Quindi queste sono proprio contenta di averle prese. Secondo me non in camera da letto, ma anche forse nel soggiorno, non lo so, datemi un consiglio. Poi ragazzi, ho preso questa bella coperta che era la cosa che ho pagato di più. È un plaid che però secondo me costa molto, perché è proprio di lana, perché non è nocivo insomma questo materiale. È troppo bella quelle coperte di lana con tutte le frange. Poi è un bel rosa che a me piaceva tanto ed è abbastanza grande come dimensioni. Infatti ho pensato questa qua di mettermela in camera da letto, sul letto, proprio sapete ai piedi del letto, così poi casomai vi farò vedere nel video room tour come l'ho sistemata. Comunque è super calda, anche da tenerla addosso, non punge, è morbida. E poi questo bellissimo rosa, comunque io me ne sono innamorata appena l'ho vista. C'era anche di altri colori, questa qua costando 15 euro c'erano tanti.
tante. All'orologio, se avete visto il videovlog, ce n'era uno con tipo gli uccelli, i pappagalli, che non mi piaceva tanto. Poi sono andata all'altro Lidl e ho trovato questo qua che invece mi piace tantissimo. Questo praticamente tiene porta dei fiori. Troppo bello, c'è scritto vintage, è molto carino, mi piace tanto. Questo penso che lo appenderò nella cucina, precisamente non so ancora dove. Se metterlo laterale o sul frigorifero, comunque non lo so, datemi anche qua dei consigli. Poi ragazze, questa qua ho preso la lavagnetta. Le lavagnette c'erano di vari tipi, ce n'era una a cuore che era fantastica, era stupenda, era tutto un cuore bianco, però praticamente solo al centro portava pochissimo di lavagnetta, quindi era una cosa più di bellezza che di utilità, perché si poteva scrivere in tanto di spazio e poi era tutto un cuore, diciamo, bianco, quindi non era molto utile. Quindi mi sono fatta prendere dalla frenesia di comprarla perché era proprio bella, però volevo anche una cosa utile, quindi alla fine ho preso questa qua che c'è più spazio per scrivere, anche se non è a cuore, però è carina lo stesso ed è molto più semplice rispetto a quella, però c'è molto spazio per scrivere, quindi almeno è utile. E c'è scritto things to do, enjoy living, è carina, e qua si possono appendere tipo dei bigliettini, delle cose, e questa si appende al muro. L'adoro troppo, è troppo carina. Questa della spesa, io così faccio anche a casa mia, diciamo con i miei genitori, avevo la lavagnetta dove scrivo le cose che dovevo comprare, le cose da fare, non so, gas, pagare la bolletta, con la lista della spesa, magari la lista della spesa uno l'appende qua, poi ti stacchi il biglietto e vai a fare la spesa, cosa molto utile. Ho preso una cosa più utile che bella, c'è questo qua, uno scolatoio di plastica che l'ho pagato anche questo sui 5 euro più o meno. E mi è piaciuto molto appena l'ho visto ed è molto utile perché voi sapete che io nella cucina non ho tanto spazio, quindi non ho lo scolatoio. C'è una bella base di plastica sotto, si poggia questo sopra, ho pensato di poggiarlo appunto sul fornello e quando lavo i piatti quindi di metterli a scolare qua dentro. Molto carino perché c'ha tutti gli scomparti e poi c'è anche qua magari per metterci le posate dentro, cucchiaini, le cose. Poi questo qua se scorre insomma l'acqua si svuota. Bellino bellino, troppo bello. Perché ha una cucina piccola come la mia. Io ho riempito il divano di roba. Ragazzi, ho preso questo qua. Porta, c'è un appendi abiti, un appendi, non so, sciarpe, strofinacci, insomma quello che poi uno vuole ci vuole appendere, quello ci appende. Ed è molto molto carino, è fatto da tutti i cuoricini, come potete vedere. Qua ci sono, sono tipo di paglia con il nastrino, molto molto carino. Questo qua non so proprio dove metterlo, se metterlo all'ingresso, però comunque già c'ho l'appendi abiti, oppure metterlo da qualche parte in cucina, usarlo per metterci le presine, anche molto carino, strofinacci, comunque è adorabile. Adesso passiamo ai cosmetici. Allora ragazzi, ho ripreso il mio solito bagno schiuma che prendo sempre, che vi ho fatto vedere in uno proprio degli ultimi video di prodotti cosmetici Lidl. Ho pensato di farvi vedere tutto adesso perché ho preso poche cose. Comunque vi lascio il link cliccabile dell'ultimo video, che mi piacciono perché sono doccia schiuma, sono molto molto semplici. Non sono perfetti dal punto di vista dell'inci, però sono molto accettabili, non c'è paraffina, silicone, non ci sono schifezze. E io mi trovo molto bene a utilizzarli perché essendo che faccio la doccia spesso, insomma vado in palestra, ne uso poco poi perché veramente lo faccio schiumare in mano e ne uso poco perché mi lavo tutti i giorni insomma in palestra. E qua dice per capelli e corpo, for hair e body, ma comunque io lo uso solo per il corpo. E le profumazioni sono tutte molto belle, sono quei tipici bagnoschiuma che vi consiglio per esempio anche d'estate oppure formato famiglia, che sono molto economici. Infatti questo qua, adesso che c'è lo scontino vi posso dire anche il prezzo, quindi io approfitterei e vi direi anche il prezzo, che chissà quando mi ricapita una cosa del genere. Costa 0,99, quindi è molto conveniente appunto formato famiglia, insomma se si vuole qualcosa che non è a differenza di tutte quelle schifezze che si trovano nei supermercati, costa poco però è accettabile dal punto di vista degli inci. E il mio solito questo qua, gel appunto multiuso, questo qua lo uso, lo metto sul lavandino, quindi lo uso per le mani, un po' a volte mi lavo anche la faccia perché è talmente delicato che è buono, ha un buon inci. E questo qua è proprio buono dal punto di vista dell'inci perché non c'ha neanche peg, nulla, è molto molto simile al vecchio detergente Intimate, vi ricordate che io ve ne parlavo sempre? Questo è quello che ci somiglia di più dal punto di vista dell'inci ed è molto molto accettabile, anche profumo molto neutro, insomma mi ci trovo bene. Anche questo qua costa circa un euro, insomma pochissimo. Cosa carina, dulcis in fondo. Make up, ragazzi, ho trovato questi ombrettini. Io in passato vi feci un video su dei trucchi
di Lidl. Però questi qua sono delle novità, infatti c'era scritto novità e mi sono presa sui due ombrettini che c'era scritto anche gli ingredienti. Nel vlog vi ho inquadrato gli ingredienti proprio da vicino, qua c'era solo sulla scatola delle espositure, qua non ci sono scritti, comunque erano perfettamente accettabili, non c'erano siliconi eccetera. La cosa che mi piace è che ci sono i tester, c'erano i tester nell'espositore e poi ognuno è, c'è un po' di carta attorno, quindi non si possono aprire, cosa fantastica a differenza di altre parti in cui vai e trovi tutto sconvolto. Comunque quello che mi è piaciuto molto è questo qua chiaro, c'erano quattro colorazioni, nel vlog l'ho inquadrata e mi sembra anche azzurro e un altro che non ricordo. Comunque questo qua mi è piaciuto più di tutti, che è questo beggiolino vanilla cream, il numero 15, che è molto molto bello e anche abbastanza pigmentato. E poi questo marroncino che invece è 17, brilliant brown, anche mi è piaciuto come colorazione, un bel marroncino, però è molto molto leggero, quindi non è di quelli proprio scuri. Con questo e questo si può fare un trucco proprio naturale, molto basic, insomma un chiaro, un po' di ombra per tutti i giorni, no? Che poi a me piacciono tanto questi trucchi così. 1,99€, quindi 2 euro ognuno, sono molto molto insomma easy, senza pretese, non sono tanto pigmentati, soprattutto questo scuro non è tanto pigmentato, però almeno non hanno schifezze. E mi viene da dirvi questa cosa, spesso anche le bimbe che magari giocano coi trucchi, molto spesso vendono questi trucchi per bambini che poi alla fine sono pieni di schifezze, paraffine e roba, piuttosto prendete queste qua, anche se non si hanno, no, grosse pretese, le bimbe insomma si accontentano, giochicchiare un po', costano poco, quindi almeno però non gli facciamo mettere le schifezze addosso. E poi ho preso sto smaltino. Gli smalti erano belli e c'erano di tanti colori. Io ho preso solo questo qua che è un rosso scuro molto bello e l'ho pagato, vi dico subito, 1,99€, anche questo qua, rosso scuro, molto molto carino, un rosso tipo bello, non rosso fuoco, arancio, bel rosso scuro, molto elegante, molto appunto vintage, a donna, bello veramente. E basta, quindi ragazzi ho speso tanti tanti soldini, però sono veramente contenta soprattutto di queste cosine, che secondo me, se non l'avessi detto, adesso chiunque ha visto questo video verrà a casa mia, sa dove ho comprato queste cose, le prese al Lido, quindi hanno perso valore, però magari se veniva qualcuno a casa mia e vedeva l'orologio, vedeva, non so, questi cuori così, o magari voi nelle foto che spesso posto su Instagram eccetera, secondo me diceva: ah, dove l'hai comprato? Com'è bello! Invece adesso, sapendo che è di Lidl, sembrano un po' sfigati. Invece secondo me sono veramente carine. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su, che fanno sempre tanto tanto piacere. Io vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo al prossimo video. Shabby chic! Shabby chic! Ciao!